Era il 1944, in piena guerra, e mi trovavo internato in Svizzera, dove lavoravo come manovale in un lavoro di bonifica del Rodano. Ero il 21.915. E per reagire a quello stato d'animo e ai tempi angosciosi, pensai al futuro e alla ricostruzione degli stadi e delle palestre che verosimilmente sarebbero stati distrutti, e così preparai un piano di autofinanziamento dello sport italiano, una specie di sogno proibito. Fu il giornalista Massimo Della Pergola ad inventare il totocalcio. Il governo giallo-verde, con legge di bilancio, l'ha cancellata, annunciando una riforma, e il totocalcio era diventato un gioco marginale, troppa la concorrenza di lotto e scommesse online. La principale novità sarà l'aumento del montepremi, visto che proprio le scarse probabilità di vincita legate all'alta difficoltà della giocata sono alla base del declino. L'ultimo concorso ha visto 714 vincite da appena 407 euro, spiccioli che non interessano. In futuro le vincite saranno molto più alte, il montepremi passerà dal 50 al 75% della raccolta e cambierà la formula di gioco, niente più 12, 13 e 14, totogol e quant'altro, ci sarà un unico nuovo prodotto di gioco. Resta da vedere cosa ne penseranno gli scommettitori.